Siamo nella nostra chiesa matrice, Domingo, la nostra perché gli Acquaviesi sono molto vicini non solo uh, alla santa patrona, a Sant'Eustachio, ma in particolare a questa chiesa, questa chiesa madre che uh, ognuno di noi ha tanti ricordi. Ecco, oggi è una, è una giornata più tranquilla, i festeggiamenti si sono conclusi. Eh, noi sappiamo che nel momento in cui si organizza una festa patronale sono tanti i fattori da prendere in considerazione, tante le, le pressioni, tante le, le ansie. Diciamo che la festa patronale è andata bene, eh, molto bene eh, per chi pensa che le condizioni atmosferiche non siano dovute... A un presidente, a un vicepresidente di un comitato, ma le condizioni meteo che naturalmente non possono essere previste. Ecco, siamo stati colpiti, almeno io per quello che mi riguarda, dalla molta affluenza, non solo nelle giornate principali, ma anche nelle diverse fasce orarie in cui si è celebrata la Santa Messa. Come è iniziata la preparazione a questa festa patronale? Beh, penso che al termine un po delle feste possiamo essere davvero contenti perché, come si diceva, eh, non, la cattedrale diventa eh, per la nostra città un riferimento anche affettivo. Eh, qui diversi ritornano anche durante l'anno per celebrare i sacramenti, ma anche per venerare la Madonna di Costantinopoli. Abbiamo iniziato con un pellegrinaggio delle comunità parrocchiali accompagnate dai parroci qui in cattedrale, un pellegrinaggio che ha visto la chiesa gremita eh, dalle, diverse, dalle diverse parrocchie della nostra città. E Dopo il pellegrinaggio c'è stato un trito di preparazione alla, alla festa dove abbiamo pensato di invitare alcuni sacerdoti responsabili di chiese o parrocchie in cui viene venerata la Madonna di Costantinopoli. Proprio per aiutarci ad entrare nella devozione della Madonna, anche a conoscere un po' la storia della devozione alla Madonna di Costantinopoli nella nostra regione. E questo è stato molto bello perché ci ha permesso anche di trovare le radici storiche di una devozione che è presente nella nostra terra e presente anche nella nostra città. La preparazione. Alla festa quest'anno è anche stata caratterizzata dalla benedizione del nuovo, della nuova immagine di Gesù Bambino, che è anche dell'immagine della Madonna che è stata restaurata in questo periodo. Ecco, importante eh, questo aspetto perché poi eh, c'è stata anche una, una celebrazione in cui eh, il tutto è stato organizzato. Questo ha portato anche eh, tutti noi, tutti i fedeli, a. Eh, ad avere con maggiore attenzione eh, lo sguardo verso non solo la Santa Protettrice ma in particolare il, 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 il Gesù bambino. Eh, ecco, ora è stato restaurato, ha riportato i colori eh, più vivaci. Il contatto con i fedeli. Cosa è cambiato rispetto agli altri anni? Eh, ci sono diversità? Cosa è successo in questo 2019? Eh, penso che questo sia un periodo bello anche per la comunità cristiana, perché un po', eh, il confronto anche con altre ideologie, altri atteggiamenti porta un po' i fedeli a, a scegliere di essere cristiani, non per abitudine, non per consuetudine ma perché davvero sentono la novità del Vangelo, la bellezza del Vangelo. La, il, re, il restauro dell'immagine della Madonna, che era necessario, eh, ci ha imposto anche un po' di ripensare l'immagine del bambino Gesù, perché eh, sia la prima immagine, quella più antica, che una seconda, eh, aveva un peso eh, che danneggiava un po' l'immagine della, della Madonna. Per questo siamo stati un po' indotti a ripensare un'immagine eh, un po' più piccola e un po' più leggera, eh, perché questo permetterebbe anche di conservare con più cura eh, l'immagine della Madonna stessa. Ci siamo, abbiamo fatto riferimento ad alcun laboratorio che ha delle competenze da generazioni, da questo punto di vista, proprio per avere dei suggerimenti, eh, proprio perché desideriamo che. L'immagine sacra possa, nella sua bellezza, riportarci alla bellezza di Dio. Ecco, questo è anche un aspetto, mi sembra anche molto bello delle nostre feste popolari. C'è una, una bellezza semplice che coinvolge tutti, una, una festa del popolo, della gente, che ci permette di cogliere anche le diverse sfumature della fede e anche le, i diversi linguaggi della fede. Che sono un linguaggio della, del canto, il linguaggio dell'arte, eh, il linguaggio anche della sofferenza, della, della richiesta, della speranza. Quindi mi, mi è sembrato di cogliere in questi anni, ma ancora più adesso, un po' una ricerca di una fede più essenziale, più vera, incarnata nella vita quotidiana. Ecco, lei ha la possibilità, eh, insieme agli altri sacerdoti, a Sua Eccellenza, eh, di essere a fianco della Santa Patrona e quindi di osservare, di guardare gli occhi di tutti i fedeli, che sono, sono molti. Ecco, qualche lacrima cioè, è una sensazione. Io qualche volta eh, ho avuto dico, la fortuna di incontrare lo sguardo eh, di qualcuno, ma eh, presumo che da parte vostra eh, questa fortuna, questa bellezza interiore sia maggiormente eh, riscoperta. Ecco, oh, questo momento eh, dell'intronizzazione è un momento particolare e anche il, eh, le condizioni meteo hanno consentito oh, di farlo svolgere nel modo oh, migliore. Ma io penso che anche per un sacerdote, per chi guida questa Chiesa Matrice, sia un momento particolare dentro di sé e anche nei propri occhi, un confronto, un osmosi con chi sta dall'altra parte, un feeling che porta tutti quanti insieme a rafforzare la nostra fede. Beh sì, quest'anno, eh, per esempio, mi è capitato di accogliere due ex voto dove ho chiesto a chi mi donava questi oggetti perché c'è chi li ha donati perché chiedeva una grazia alla Madonna, c'è invece chi li ha donati perché l'aveva ricevuta una grazia come gesto e segno di gratitudine. E per me questo è molto bello perché il servizio che siamo chiamati a compiere nei confronti del popolo di Dio ci permette anche di condividere momenti della vita di una persona che sono importanti, momenti di gioia, momenti di sofferenza e quindi in quegli occhi a cui si faceva riferimento di cogliere anche eh, una fede che è sincera, vera, che parla della nostra umanità. C'è un momento che a me piace anche molto, che non è solo l'intonizzazione, è anche la conclusione della festa, l'ultimo saluto, l'ultima preghiera, eh, sin da, da ragazzino. Eh, per me è molto bello di solito ogni anno scendo dalla, dal sagrato della chiesa perché mi piace pensare di stare dall'altra parte a guardare l'immagine della Madonna e a consegnare il nuovo anno che inizia eh, il desiderio anche di, di rivederci di stare con gli altri penso che sia una cosa questa molto bella anche molto, molto intima eh, penso che ogni acquavivese po porti con sé un... Uh, un tratto di questa dimensione della, della festa della Madonna, che un po' ci caratterizza, ci fa sentire più comunità, più un unico paese attorno uh, all'immagine della nostra Protettrice. Ecco, tante emozioni quindi, Don Mimmo. Uh, abbiamo, sì, uh, le lacrime, il sorriso. Con lo sguardo si accarezza la Santa Protettrice, mentre uh, in processione percorre uh, le strade... Uh, dell'abitato, in questo caso di Piazza Vittorio Emanuele e anche di Piazza, di Piazza dei Martiri. Tante emozioni. Anche l'applauso è, è una emozione, è un voler dire grazie. Sì, certo, è un momento di... Ci sono tipologie diverse, si, si coglie anche negli applausi la gioia come anche un voler far sentire, far venire fuori anche... Eh, questo affetto che, che portiamo nel nostro cuore e anche durante il tragitto ci sono stati diversi eh, segni di questa attenzione, manifestazione di un legame profondo con la Madonna. E poi veniamo alla giornata principale, quella del martedì, quindi la celebrazione. Eh, dobbiamo anche dire qualcosa a, a proposito della consegna delle chiavi, perché qui c'è eh, diciamo, la parte politica, l'amministrazione comunale eh, che consegna le chiavi alla Santa Protettrice. Ecco, Quest'anno. Abbiamo visto il sindaco molto più attento proprio perché, come lui ci ha detto, il Gesù Bambino era stato restaurato. Era un nuovo Gesù Bambino e quindi aveva un po' di timore a legare, a stringere le chiavi alla mano del Gesù Bambino. Così ci ha raccontato. Ecco, abbiamo svelato anche queste sue, queste sue emozioni. Beh, quel giorno è stato non eravamo molto carichi perché, come si è detto all'inizio, eh, eravamo un po' preoccupati all'inizio della festa delle previsioni meteorologiche, eh, che non solo dalla pioggia in sé, ma anche di tutte le conseguenze che potevano essere legate alla, allo svolgimento della, della festa. Invece penso che tutto sommato siamo stati eh, davvero graziati. Eh, perché di fatto quella giornata l'abbiamo vissuta bene, abbiamo dovuto fare delle scelte importanti nell'ultima parte diciamo, della giornata sullo svolgimento anche delle manifestazioni legate alla festa. E penso che, ecco, che quest'anno quest sia stata una festa, eh, per chi l'ha organizzata, un po' complessa, un po' ricca di preoccupazioni, ma per chi l'ha vissuta, che poi era il motivo per cui la facciamo sia stata una festa abbastanza serena e anche molto, molto intensa. E anche quella giornata la presenza della gente è stata molto evidente, così come anche ieri il, nel giorno della, della chiusura della festa. Penso che sia stata una, una bella festa. Insomma. Insomma, il Comitato Feste Patronali, tutti i componenti, li possiamo promuovere, lei è il Presidente. Ma sicuramente, io sono molto grato al Comitato, l'ho detto anche nei saluti finali della festa. Molto grato a Giacomo Saltini, ma, ma a tutti quanti, le donne, le, a chi ha curato il corteo, a, perché sono mesi che loro lavorano per questo gratuitamente, con generosità. Eh, è evidente anche la passione e la generosità con cui loro si mettono a servizio della città. Ci sono delle responsabilità, è evidente che, eh, questo è emerso anche martedì sera. Quando abbiamo, eh, riceviamo da un bollettino meteo che, che chiede di, dalla da parte della protezione civile eh, un'allerta meteo eh, di essere prudenti, di non fare manifestazioni pubbliche. Quando eh, anche chi ha le competenze, la polizia municipale, i carabinieri o l'aeronautica ci dice che non possiamo fare eh, diciamo, per sicurezza dei cittadini. Delle manifestazioni pubbliche, allora noi siamo tenuti a rispettare anche chi ha le competenze, non possiamo ignorare eh, le indicazioni che ci vengono da coloro che ci danno delle indicazioni per il benessere della città. Uh, è evidente che nel momento in cui noi facciamo una processione dobbiamo avere uh, tutte le attenzioni, perché se dovesse esserci un'autambulanza, dovesse cadere qualcuno, ci devono essere dei vie di fuga, ci devono essere uh, ecco, una cura. Uh, particolare verso chi è più fragile in, questi, in questo senso. È evidente che non tutti hanno la percezione di che cosa c'è dietro, anche l'organizzazione di una festa e le responsabilità. Uh, abbiamo dovuto fare un incontro importante con la famiglia D'Alo, che ringrazio, insieme con la Polizia Municipale, i carabinieri, il sindaco, uh, per decidere se lanciare la mongolfiera. Non è stato facile decidere di farlo, perché avevamo delle indicazioni. Precise eh, contrarie. Eh, abbiamo assunto delle responsabilità, siamo stati contenti. Così, anche il giorno dopo, la scelta anche di fare un tragitto un po' più ampio ci chiedeva ecco, una, una maggiore attenzione. Eh, ma questo penso che sia importante. Sapere che la città comprende questo eh, ci fa anche lavorare meglio, diciamo, sia noi che il Comitato. Come anche quest'anno, ho sentito il bisogno di ringraziare i cittadini che abitano in Piazza Colbe, Piazza dei Martiri, Piazza Garibaldi, su Via Roma, perché capisco anche che la presenza di illuminari, di giostre, di eh, possa creare dei, eh, dei problemi eh, a chi a chi vi abita lì. Però eh, che penso che quel piccolo con lo sacrificio grande che crediamo a questi cittadini, che ringraziamo per la loro pazienza, sia per il bene di tutti. Poi viene contraccambiato dal sorriso di un bambino che uh, con la sua famiglia festeggia sulle giosse, si diverte, viene ricambiato da, dall'anziano che può sentire la banda o che può guardare le luminarie. In quel, durante questi quattro giorni dovremmo avere un un'attenzione, un bene maggiore nei confronti della città, sacrificandoci tutti. Però sappiamo che questo sacrificio è piccolo rispetto al beneficio che poi la città ha. È innanzitutto la nostra Chiesa che può uh, vivere un momento di fede così importante e così bello. Ecco, qualche parola uh, mi permetta di chiederla a proposito della processione del martedì che non si è potuta svolgere. ecco c'è chi ha misurato anche la quantità dell'acqua, c'è poca, poteva uscire, non poteva uscire, a San Domenico non pioveva, in via Maria Scalera sì, insomma, ecco, dobbiamo specificare appunto che eh, la Santa Protettrice ha un suo mantello, il suo vestito, e eh, che non può sopportare evidentemente eh, l'umidità, l'acqua, ecco, vogliamo andare più nei dettagli a proposito di questo. Allora, ci sono due, due, due problemi, il primo lo dicevo prima. Noi non possiamo fare una manifestazione pubblica senza avere dei permessi dalle autorità competenti e se le autorità competenti, in quel momento non a caso, io durante la Messa ho chiesto eh, il parere non solo al vicepresidente del Comitato ma anche alla Polizia Municipale e ai Carabinieri. Se le autorità, c'è cioè chi ha la responsabilità, dice al, al Comitato FEST, che è opportuno non fare una manifestazione pubblica perché ci potrebbe essere un problema di sicurezza, noi dobbiamo rispettare chi ha queste responsabilità, sì, sì, adesso... che sono responsabilità importanti, perché è vero che non è successo niente, però è anche vero che quest'estate noi abbiamo avuto delle bombe d'acqua improvvise che hanno creato dei disagi. Erano previsti anche temporali. Eh, sì, erano, di fatto lì eh, durante la messa c'era anche... Uh, il comandante dell'aeronautica che era presente, lui per primo era molto uh, prudente a questo punto di vista e ci aveva dato già delle indicazioni. Quindi io penso che sia doveroso da parte di tutti rispettare le indicazioni di chi ha la responsabilità, per, per il bene di tutti, perché è evidente che se dovesse succedere un incidente, un problema, eh, qui eh, ne va eh, di mezzo innanzitutto chi è poi vittima di questo disagio. Questo è il primo aspetto che mi sembra molto importante. Il secondo aspetto, che ci porta di solito ad essere prudenti nei momenti in cui ci sono intemperie, è un po' la, la cura dell'immagine della, della Madonna che porta un, uh, un vestito che è molto prezioso, ricamato in oro, ricamato a mano, fatto anche da um, monasteri, suori che ora, oggi stanno diventando sempre di meno. Quindi uh, deturpare un, un, un un oggetto così prezioso non ci sembrava opportuno. Eh, però è, questo è il secondo aspetto, forse un po' più marginale eh, rispetto alla, alla necessità di doverci confrontare sempre. Eh, questo io non so, quando sarà la mungolfiera tutti sono preoccupati. Che non, io sono preoccupato quando scende perché poi sì, ci sono poi le responsa dà, <ride> ci sono responsabilità che noi dobbiamo assumerci. È evidente che noi vogliamo che, che si facciano le processioni, vogliamo che si facciano la festa, i fuochi d'artificio. Di fatto, tutto un anno lavoriamo per questo. e Siamo i primi che siamo dispiaciuti nel momento in cui questo non avviene. Veramente, perché io so quanto, eh, si, quanto sia faticoso organizzare una festa per chi lo ha, ha fatto. Quindi, eh, dopo che ci abbiamo messo tanto tempo per organizzarla, sarebbe davvero. Stolto, non voler poi realizzare quello che si è preparato, però ci sono delle situazioni di prudenza che a volte non è facile decidere, perché sappiamo pure nella vita familiare, è più facile dire sì che dire di no. E però queste sono anche le nostre responsabilità. Siamo persone adulte e abbiamo il compito anche di prenderci cura. Di avere degli altri, di avere anche le nostre responsabilità, sapendo, poi l'abbiamo visto alla fine. Il giorno dopo ci siamo ritrovati insieme che ci sarebbe stato un altro giorno in cui sicuramente sarebbe stato più facile vivere questo momento di preghiera insieme. Ecco, eh, dedichiamo qualche parola alla mongolfiera Uppallona, eh, perché la famiglia D'Alo da tanto eh, ed è una bella iniziativa. Beh, sì, è sì. Perché il tutto viene fatto per la Madonna, insomma. Loro sono molto devoti dalla Santa Protestrice. Sì, noi siamo mh, contenti di questo momento di, di festa. Già nel, negli anni passati eh, decidemmo di realizzare quel panno che viene messo dietro la mongolfiera con l'immagine della Madonna, proprio per ricordare che poi quando la mongolfiera viene lanciata il motivo è la venerazione per la Madonna e ciò che resta la Madonna. È un richiamo un po' al senso di quel momento di festa, di gioia, che dove un po' vengono portati in giro un po' tanti pensieri, tanti ricordi. È, ed è davvero bello, noi eravamo molto dispiaciuti nell'idea di non poter realizzare nell'occasione della festa, però l'abbiamo fatto e siamo... Perciò, al contrario, molto contenti di averlo potuto realizzare grazie alla sinergia di tanti, grazie al Sindaco, alla Polizia Municipale, a tutti coloro che hanno collaborato in quell'occasione. Ecco, Don Mimmo, grazie a quello che noi pensiamo come mezzo di comunicazione sociale, eh, noi ci conosciamo da tanti anni, quindi sa bene che ci crediamo in questo mezzo di comunicazione sociale che non è commerciale, abbiamo potuto raggiungere tanti fedeli. Tanti amici che magari non sono più qui da qui in Puglia, Calabria, Basilicata, con Facebook, poi si viaggia, si viaggia dappertutto. Io spero che lei abbia avuto dei, dei contatti, dei, dei riscontri e a loro dobbiamo dedicare un bel po' di tempo, perché ho visto tanti, tanti anziani, tanti figli di questi anziani che mi hanno fermato e mi hanno ringraziato, eh, proprio sorridenti, gioire perché siamo riusciti a portare la gioia in tante case di tante persone che purtroppo erano impossibilitate a partecipare. Ecco, e Quindi un saluto a loro perché sono sicuro che ci seguiranno. Sì, eh, penso che i legami, per quanto le distanze possano essere ampie, non si sciolgono mai. Eh, in questo. In in questo periodo mi capita di incontrare tanti amici che ritornano uh, specialmente chi è all'estero che sceglie proprio queste date per ritornare d'acqua viva ed è proprio bello perché ci dice anche il valore sociale di una festa popolare, una festa patronale cioè il valore ci aiuta a sentirci più famiglia, più città ci aiuta a, a, a valorizzare questo legame naturale, bello che abbiamo. Quindi, eh, certo, li salutiamo, li ringraziamo perché li sentiamo molto vicini, nonostante le distanze fisiche. E oggi si parla molto delle migrazioni e ci dimentichiamo che questo scambio viene ovunque, e che non siamo solo una terra in cui le persone arrivano, ma siamo anche una terra in cui tante persone, partono, da cui tante persone partono. E quindi Uh, sentiamo anche la responsabilità di questo. Uh, penso che ci dovrebbe. Ecco, questo strumento ci permette di sentirci uniti in una maniera diversa e, e nuova, come anche penso che sia importante anche ricordare che tante persone ammalate o uh, possono anche attraverso questo strumento essere più sentirsi più vicine alla, alla comunità cristiana, alla Madonna. A tutto quello che noi facciamo nella città, e quindi è anche noi sentirci più vicino a loro perché non riusciamo ad andare in tutte le case, però attraverso questo strumento anche a sentire un legame che non si spezza, e quando questi mezzi vengono utilizzati bene, sia quelli televisivi che Facebook e altre forme di comunicazione, davvero diventano un canale per rendere più forti i legami che ci uniscono, e penso che questo possa essere. L'augurio che ci facciamo è che, che questi canali ci possano aiutare a legarci di più come comunità piuttosto che a dividerci o a separarci gli uni dagli altri. Grazie, Don Mimo. Grazie. Grazie tante.